I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu, casa. Ben ritrovati amici di Casalotto, allora ci siamo e ancora consigli utili per voi. Sono curiosa perché ieri e oggi Marco ci ha, ieri Ieri, oggi e domani, un film bellissimo. ci Ciao ha Clara. stupito e sono rimasta ancora lì a dire: ma quella cosa lì che ha detto Marco, e anche i messaggi che arrivano a tutte persone che. Ma allora, mi sono persa un pezzo, parlerà di nuovo Marco di questa? Non lo so, quindi ciao tesoro, un Ciao, bacio ciao tesoro, davvero. Sì, ne grande. parliamo anche perché in questo weekend sicuramente il riferimento è a un unico portale che ha un contenuto straordinario che rimette in campo, insomma, quel 2,88 che è stata anche una vincita. Però, insomma, di risultati giovedì, come già abbiamo detto anche negli altri appuntamenti, non è che ce ne siano stati di meravigliosi. Qualcosina abbiamo tirato a casa, era andata meglio nelle altre tre, dove, insomma, quattro volte abbiamo vinto in 90 e ci sono una sfilza di ambi. Abbiamo vinto con altre giocate, lo ricordiamo, quella dell'angelo custode, quella dei nonni, insomma, è andata bene. Ora, attenzione perché io non c'ho voglia di perdere tempo sul ricordare che cosa abbiamo vinto e che non è andata benissimo per certi aspetti, sul 9 e 90 giovedì, ma che in questo sabato, ci sono delle possibilità concrete. Quindi ripercorriamo esattamente lo stesso contenuto, quello che stava dicendo Clara, che alcune amiche magari ne hanno solo sentito parlare o hanno visto solo un pezzo delle altre trasmissioni e non sono riuscite, insomma, ad averlo, o le linee purtroppo erano occupate. E allora ci arriviamo, tanto quel che dobbiamo vedere sono due robe e di quelle due robe, ce n'è una su cui cercherò anche in questo appuntamento di convincervi, perché è il mio compito, quello proprio adesso. Di solito no, io vi chiacchiero, vi parlo, chiacchiero, cerco di darvi delle indicazioni, ma se c'è una roba a noi che siamo dentro nei numeri fin qua, che ci fa drizzare le antenne, è mio compito ricordarvela in quei termini. Poi sta a voi, ci mancherebbe altro scegliere, ma quel 2,88 di Bari e di Firenze è tanta roba. Giocando due terni, tanta roba vuol dire nel calcolo e nel risultato che ci ha dato sicuramente una sorta di luccicanza, che non è quella di Shining, ma è proprio una sensazione di questa è quella giusta, e io ve la porto in quei termini, poi lo vedremo, chi se la gioca per la quinta e sarà qui alla quinta, quindi questo sabato lo vedrà, punto. Guarda, allora, sai che abbiamo parlato della nonnina Sì? stupenda che vi È segue da arrivata al calcolo oltre contrario? 20 anni? No, sto vedendo le altre nonne, si Ah, sono sì. scatenate tutte le nostre nonnine. Grande, la rivolta delle Beh, ma quella nonne. nonna lì era privilegiata perché è stata lei a dare i numeri, non me li ha calcolati lei, ha fatto quel calcolo e quindi una parte di quella giocata se l'è calcolata da sola. Adesso non è che basta essere nonna No, no, però e le altre hanno rispondiamo. fatto lo stesso, infatti c'è anche E perché questa l'avevamo anche nonna spiegato. che ha il vostro libro e Certo, dice lì infatti c'è. ho calcolato l'ambo uguale grazie al vostro Lì c'è, libro, brava, brava, è vero, è vero, è vero, è che vero, è brave che vero, è vero, è siete, vero, è vero. quindi adesso continuo a leggere un po' di messaggi, mi adoro, quando si scatenano sono stupende perché infatti sono tutte giuste, quindi Sì. dopo ti faccio controllare, Ma guarda che però. sta roba qua negli anni, devo dire, poi qualche volta, certo, i calcoli più complessi, quelli a cui teniamo di più, è ovvio che non li sveliamo
in modo così semplice, ma alcuni pezzi storici, insomma, li abbiamo a volte addirittura regalati in diretta spiegandole, altre volte magari una condizione tipo il Bari Cagliari, no? Che è facile, si può fare sempre, è stata inserita in un portale. Il portale purtroppo ci dà 30 secondi, quindi in 30 secondi quello c'è un tempo di registrazione, non è che posso stare di 10 minuti, perché non è strutturato perché lo si possa fare. Uno dice ok, pago 2 euro, ci puoi stare quanto vuoi, ma è strutturato in quei termini. Poi sapete che io non ho mezzi filtri, vi racconto sempre tutto, e magari una piccola condizione, facile anche da capire al volo, le abbiamo spiegate negli anni. Certo che ci riserviamo di un giorno scriverle, in realtà buona parte sono già state scritte, alcune c'è anche chi si è preso la briga di studiarle, però posso dire che è un po', quello sarà, ecco, il saluto finale di Lio e di Marco, quindi arriverà il giorno per cui non verremo confermati, non ne avremo più voglia. Da ecco, 50 anni parliamo, 50-60 anni. Ma io lo dico sempre, tutto può succedere, a un certo punto anche gli amici da casa si possono stancare di te, voglio dire, si potevano stancare 20 anni fa, 15 anni fa, 10 anni fa, oggi. Va benissimo, io non mi metto a piangere, io e Lio ci abbiamo messo il massimo di quello che potevamo fare, cercando sempre di essere il più corretti possibile, poi tutto sarà, come sempre dico qui, non siamo noi a decidere, non c'è niente di nostro, quindi se a un certo punto qualcuno decide che non va più bene, non andiamo più in onda, ma non è un problema. Certo però che non ci possiamo dimenticare di 22 anni di persone che hanno trascorso con noi nel gioco, nel divertimento, nell'incazzatura quegli anni. Il minimo che si potrà fare è fornirvi tutto ciò che noi abbiamo studiato, e questa sarà una cosa che insomma arriverà prima o poi, quando sarà sarà, ecco, quando quindi fatto, non dai, esatto, esatto, molto in là, molto vabbè, in là, quando sarà quindi... ora, non è che a un certo punto non ci vedrete più, che certo. Può succedere, poi magari sparisci, ma non si sparisce perché in qualche modo ci troverete, sì, infatti. Anche quando beh, non siamo stati in onda, era incredibile che ci hanno trovato, ti ricordi? Sì. Proprio... sì, perché se tu oggi dicessi domani sono lì, è ovvio, no? Vado lì, qualsiasi certo. Il mezzo, la televisione, ci mancherebbe altro, ma nel momento in cui oggi ci sei, domani per motivi, insomma lasciamo perdere, non ci sei, e dove sono questi? Certo, quindi, ma ritrovano, sì, ritrovano. Ci sono alcuni, allora... C'è un passaparola che devo dire nel mondo delle ricevitorie che è pazzesco, perché poi, devo dire, a volte ho sentito anche persone magari che hanno delle accese discussioni, perché c'è chi magari ti dice, ah, ma quei due lì sono due pirloni, e c'è chi davvero... Sì, ma c'è gente che è quasi arrivata alle mani per difenderci, ma ci sta, ma io sono dell'idea che, insomma, sei dentro una scatola per cui, come io... critico magari i vari personaggi perché ti piace, non ti piace, certo. Recita bene, parla male, ognuno deve avere il suo metro di giudizio, quindi io non mi offendo se in quello che è il mio lavoro, quindi la mia presenza televisiva, ci possono essere delle critiche. Poi certo nel mondo del web, no, io adesso non c'è niente, perché non c'è niente nel senso che non c'è uno strumento dedicato a noi, però leggendo quel che leggo a volte di alcuni personaggi rimango pietrificato, sì, dall'arroganza, dalla cattiveria, dalla brutalità che c'è nel linguaggio di oggi. Va bene, ormai probabilmente è una moda, quindi se mai dovessi un giorno trovarmi riferito a me certi tipi di insulti, minacce di morte, vabbè, la prenderò come una moda temporanea, quindi poi è così. Però ci sta, mi rendo anche conto che insomma uno possa farsi delle domande, dei dubbi, ma uno, io invito sempre a provarci, questo non vuol dire una volta. È ovvio che se fai una telefonata, hai giocato un ambo e quell'ambo non hai vinto, non è che puoi dire che sono un idiota perché quell'ambo non è uscito. La famosa continuità e coerenza, ed è quella che fa sì che migliaia, migliaia e migliaia di persone ci seguano, tutto lì, non è che sono migliaia di folli, ecco, di gente fuori di testa, non è così, assolutamente non è così. E quindi insomma poi stavo, io lo dico sempre, massima libertà, sono uno che la difende da sempre, quindi lungi da me l'obbligare qualcuno a far qualcosa, ma nel momento in cui c'è un dubbio, un tentennamento, che sia tutta una buffonata, provateci per un po', poi capirete che tanto è tutto vero ciò che accade, nel bene e nel male, e quindi poi sta a voi fare una scelta. Certo non vedrete mai Marco e Lio, non lo so, io con la zingara di fianco o con le garanzie, le promesse, mai, questo non accadrà mai, ecco, piuttosto l'ultima volta che ci vedremo cercheremo di farvi avere quelli che sono stati tutti i nostri segreti di calcolo, e quello sarà l'addio più bello, perché magari non saremo più presenti fisicamente, ma potrete continuare da soli a percorrere quello che è stato un percorso che purtroppo ha un senso, cioè 22 anni, io lo so che lo diciamo tante volte Clara, però è un qualche cosa che insomma non si vede in questo settore da nessuna parte, certo. Ci può essere chi vi dice che è 50 anni che è in onda a parlare di, no, ma chi c'era, chi c'è e chi ci sarà,
tutta la verità la conosce. È ovvio che se vuoi fare questo lavoro e c'hai 80 anni, dirò a mia mamma, ecco, vai in onda e di che hai 70 anni, ma è credibile, ce ne hai appunto tanti perché. Ecco, fate attenzione perché non è proprio iniziato così. Questo è stato un mondo un po' complesso, particolare e anche battagliero. E l'essere qua fieri, fieri, dopo 22 anni, beh, insomma, nasconde anche delle grandi difficoltà, eh? Non è una cosa così semplice. Certo. Punto. Perché punto, mi hai fatto deragliare? No, ma infatti, basta, non parliamo di fine. Guarda. Dobbiamo ancora iniziare la puntata, quindi parliamo di cose belle, allegre e non del ma fine. Può essere allegra anche quella, eh? Sì. Sì. Non mi credo che devo morire, insomma. Ce ne ho ancora di anni, magari... Allegra per non lo so, perché sto pensando... No, vabbè. Allora, dai, partiamo che è meglio, perché adesso immagino mi scriveranno, no, con le lacrime. Ma no, non è mica un addio, ma ci mancherebbe. Ecco, poi ecco, non credo, insomma, di fare la Cassandra di turno, non ho doni di preveggenza. No. Poi, ripeto, non dipende da noi, quindi dipende da voi, tutto lì. Quindi quando le persone ci sono, noi ci siamo, il giorno che non ci siete più, non ci saremo più neanche noi, e se ci sono... 10.000 amiche che però non ce la fanno proprio avranno il modo di calcolarseli, ci mancherebbe altro. Se è così siamo tranquilli perché gli amici ci sono e sono veramente tanti, quindi grazie, un bacio per il vostro affetto, la fiducia e per essere sempre lì con Marco e con Lio, quindi vai. Vamos? Sei pronto? Ma sì, dai. Pensavo che parlavi te, ma tu ci hai già parlato tanto tu. No, dici, non sono le notizie, vuoi che parto con una notizia? Di cinema, vedi le linee, dai, controlla le linee, dimmi vedere, tu. Le linee, ci sono, il tempo sono, c'è. Ma dai, parto io? Sì, dai, parto. Va bene, partiamo. E allora andiamo con quello che è sicuramente un frequente, lo abbiamo già avuto 4 volte in 3 estrazioni, perché sulla quarta ha scelto di riposarsi, ma è in questo sabato che lo rivediamo e lo riprendiamo. Si parla del numero 90, andiamo a vedere una doppia condizione semplicissima, perché ciò che arriverà a voi, la parte calcolo, la parte noiosa, e questo più quello e meno quello, e la statistica è appena uscito ed è in ritardo, quello aspetta a noi, quindi insomma tutto quel delirio lì, che cosa diventa per voi? Una piccola telefonata, un piccolo costo, ci mancherebbe. Beh, lo capite da soli, altrimenti arriverà anche il giorno, speriamo. Ecco, un'altra roba che è il mio sogno, ma ogni tanto lo lancio, nessuno l'ha mai preso al volo, trovare lo sponsor che paga tutta la baracca certo. E io regalo i numeri, è il mio sogno. Ma non c'è nessuno che fa sta roba. Quindi purtroppo, ecco, poco bisogna portarla avanti, perché è così, quindi insomma anche questo ve l'ho detto 1000 volte. Stavo dicendo appunto, attenzione, perché invece sul gioco del 90 per voi diventa molto semplice. Troviamo un terno da una parte, un ambo dall'altra. Vi faccio vedere dove è attesissimo e c'è una ruota che urla 90 proprio per questa quinta estrazione. La ruota è Firenze, ma vi faccio vedere le traiettorie. Venite con me. Eccoci, 895-095, lui, news, statistiche di Casalotto, di chiacchiere ne ho veramente già fatto un botto, e allora corriamo a questi due semplici per voi, che li avrete, li giocherete in modo semplicissimo, appunto un ambo, un terno, ma fate attenzione, perché l'ho già detto in altri appuntamenti, Firenze per questa quinta estrazione appunto di ottobre è quella predestinata al 90, poi ci sono una serie di sfaccettature, avevamo già, e poi la facciamo, l'analisi, cercavo sulla nazionale il 2,88, ma un attimo di sbarrellamento, 2,88 ne abbiamo già parlato, ci ritorniamo dopo, quindi quella è quella roba che dicevo all'inizio, ma 2,88 è una somma straordinaria, 90, 71, 19, somma 90, 30, 60, meravigliosa somma 90, perché sono simmetrici, Firenze 3 volte ce l'ha già, ce ne sono anche delle altre che non nascono dalle somme 90, quindi in realtà la ruota di Firenze è meravigliosa per il 90 in questa estrazione. Partiamo da Firenze-Genova, la 3060 non si scherza, rientra nelle formule come il 9, come il 90 in terza, sono quelle robe che quando ci sono bisogna provarci, poi per dire che è una schifezza c'è sempre tempo, su Firenze-Genova dalla 3060, elemento simmetrico mancante ma anche per somma, numero 90, un terno, un euro, l'abbiamo giocato. Firenze-Napoli, 19,71, altra somma 90, un ambo, uno, punto, non c'è altro. Questi sono i 2,90 per la quinta, li trovate adesso nell'895-095, dove vi aspetto con l'io, come sempre, dopo il tasto 3.
numero che se lo amiamo a te. È quel numero che se lo amiamo a te. È quel numero che se lo amiamo a te. È quel numero che se lo amiamo a te. È quel numero che. Parliamo di cinema, non è horror. Aspetta che io ce l'ho qua un cinema, che rispondo, okay, perché questo è veramente un cinema. Non sta vedendo i film dell'orrore. No, 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 adesso basta, chiudo. No, qualcuno si è preoccupato che andiamo, ma no, non andiamo via, assolutamente no. Ma ci mancherebbe altro, già è successa una volta. Ecco, basta. Potremmo parlare di un film che aveva visto, un telefilm, anzi bellissimo, horror, ma non lo facciamo. Bello, quello dell'infermiera? Sì. No. Sì, mi è piaciuto un sacco, veramente. Sì. Vabbè. Invece no, adesso uscirà Top Gun con Tom Cruise che farà il nonno. E infatti, bravo, quello ti volevo dire. Ho visto una foto sul set, faceva un po' impressione, perché poi lì è un po' Top Gun, cioè, lo vedi giovane. Però era bellissimo quando l'ha fatto allora. Quanti anni fa? 30 anni fa? Ma secondo me... Anche di più? Secondo me di più, sai? Adesso ne avrà 60, no, più di 60. Sto pensando che ero un ragazzino, quindi più... Aspetta, o magari non ero un ragazzino, perché poi di testa lo sono ancora oggi. Quindi no, è vero, un ragazzino, no, infatti. No, ero piccolo, un ragazzotto, mi viene in mente, mi sa che giravo ancora per i paesi col Garelli, il motorino, dove il casco non si sapeva neanche che cos'era, capelli lunghi al vento, sono altri anni. Che bello, penso che sia una roba degli anni 80, Top Gun. Sì, è vero. Non 90, negli anni 80 poi. È vero. E quindi ha fatto la seconda. Vabbè, vedremo. Poi allora stanno preparando anche la Disney il sequel di Hocus Pocus, poi un altro grande classico dei 90, vediamo, attenzione, 90, magari sarà proprio 90. Vabbè, ma ero un ragazzino anche negli anni 2000 e anche nel 2010, giusto. quindi ci sta. Vedere, bello, ma qua hanno già fatto la Sister Act 2, ce n'è un 3. È il 3, bravo, parliamo di Sister Act parte 3, aspetta che sto... 1986, giusto? Quindi, quel Top Gun, vedi. Scusa, ecco, 1986. Avevo 6 anni. Ecco, bravo, io non ero nata, quindi vabbè. Allora, se avevi la mascherina la sparavi in là, Pinocchia. Allora, parliamo di Sister Act, che forse sembra, anzi, anche lì, dai, guarda, io l'adoro sta donna, l'amo, la follia. Meravigliosa, sì. Però non so fare ancora il terzo, non lo so, vedremo. Vabbè, speriamo in una storia, insomma, primo e secondo, preferito il primo. Infatti. Come spesso capita. Vabbè, ti lascio finire perché dopo chiacchieriamo su sta roba. No, lei, allora, l'ha detto in un'intervista al Late Show a James Corden, ha detto, per molto tempo tutti dicevano che nessuno avrebbe avuto voglia di vedere appunto un sequel di Sister Act. Di recente invece Whoopi Goldberg ha detto, no, ma abbiamo scoperto che invece gli spettatori vorrebbero ancora vedere e sentire questa storia. Quindi dice, stiamo lavorando sodo per capire come rimettere insieme tutta la banda delle suore. Adesso mi vengono in mente, ci sono quasi tutti, perché anche... Adesso qua ogni tanto mi va in bolla il cervello, mi sfugge il nome. Nomi, la Maggie Smith, ecco. Maggie Smith, quella di Downton Abbey. Stupenda. Ecco,
Lady in the Van, sì, The sì, Old sì. Lady, insomma, quell'attrice pazzesca che io amo alla follia, sì, che penso sì, che una novantina d'anni ce li ha, ma è ancora al lavoro, perché l'ultimo della serie Downton Abbey film è dell'anno scorso, quindi era ancora dentro lì, era anche in Sister Act, se non sbaglio era la madre superiora. E quindi insomma l'altra, diciamo, un po' in carne è un'attrice che abbiamo poi anche rivisto, credo che potrebbero rimetterle insieme, magari qualcuna ne lavora più, magari è anche passata a miglior vita, ci può anche stare, però beh, io quello lo vedrei volentieri, sì, mi era piaciuto, io che non sono sì, da sto genere. È bravo anch'io. No, non è proprio il mio genere, sì, però è uno di quelli che mi aveva molto molto divertiti, perché, divertito, perché lei per me è una garanzia, io sì, amo follemente questa attrice, quindi dalle versioni drammatiche dove probabilmente rende di più, alla versione insomma di quella pazza furiosa lì della suora cantante di Las Vegas, io l'ho trovato divertente, sì, quindi sì, un 3 lo rivedrei, sì. E quindi guarda, secondo me succederà, perché beh, lei in effetti dice che è un film che fa star bene tutti, e questo ha ragione, è vero, no? È leggerissimo, è leggero, sì, piace piccoli, grandi, meno grandi. E poi c'è un mix di gente che canta male, canta bene, non sa cantare, so, c'è di tutto di più lì dentro. Poi è anche è di moda ad Hollywood fare tutti i pre-sequel, i primi, dopo, li fanno per adesso. Anzi, già si parla anche, lì questo mi piace, attenzione, il quinto capitolo di Scream... Che non mi è mai piaciuto. Come no, perdonami. No, me ne ma vado, a me quel me mascherone. Ma no. Io adoro. No, è un insulto tutti, per chi ama l'horror. È troppo divertente. Ma no, dai, è una parodia ridicola. Non mi piace. A me piace. Ma no, è un'americanata che mi piace. Appunto, è come i Gremlins. No, non ce la faccio, perdonami. Vabbè, allora ti guarderai il quarto capitolo di Matrix con Keanu Reeves. Non ho visto neanche il primo. Questo purtroppo... Non è neanche il mio genere, però li ho visti. E lì devo far karakiri, mia culpa, frustarmi, mettere un cilicio, qualcosa, perché Matrix in realtà, che insomma è un pezzo, no, sono un pirla, perché non ho mai visto il primo. In realtà mi mancano tanti primi, per cui non ne ho dei sequel. Un altro, per cui sono stato insultato da mio fratello, è Il Signore degli Anelli. Vero, lo so, però voglio dire, non è che posso vedere tutto. Cioè, ho una mia certa, ho anche un tempo a disposizione, perché non è che insomma, la giornata è fatta di quelle ore lì, e non è che finito qua vado a vedere la televisione. Quindi, insomma, cerco di scegliere. E quindi mi mancano tante cose, però poi ne ho viste anche tantissime che la gente magari neanche sa che esiste, quindi a volte mi manca. Sì. Tornando ai sequel, poi devo correre di là perché arriviamo al pezzo forte, che non è un sequel, quella è proprio una roba pazzesca. Recentemente avevamo parlato di, due o tre giorni fa, mi ricordo, di Lecter, del Silenzio degli Innocenti, sì, che però è la cosa più assurda che io abbia mai visto a livello cinematografico, perché ricordavo che adesso appunto abbiamo fatto dei nomi, è sempre il dopo, no? Il sequel, la conseguenza, e che è sempre un po' una palla, perché il primo è più bello, e invece lì, che dovrebbero essere quattro, tu hai Il Silenzio degli Innocenti, sì, poi scopri quell'altro a Firenze con Giancarlo Giannini, non mi viene ancora in titolo, poi hai Hannibal e poi finisci con Red Dragon, e poi ce n'è un altro, che ne manca uno in mezzo, adesso forse ho confuso i titoli, e tu hai, prima lo odi o ti fa paura quel personaggio, e spiegavo, alla fine ne hai quasi compassione, perché nell'ultimo c'è lui, Lecter, bambino, e quindi perché è diventato così fuori di testa? Si capisce, vero? Ok, non capisce. È giustificato quello che lui faceva, però ti fa quasi tenerezza, che è una roba cinematografica che è pazzesca, perché in tutto il trascorso, poi il penultimo che era Red Dragon, è lui dove si capisce, perché noi lo vediamo nel primo, è già in galera, poi viene, vedi perché era stato arrestato, insomma devo dire è una versione che è stato fatto al contrario, cioè invece di partire, no, da lui bambino e poi vedere quella roba lì, guarda che è intelligente, molto, mi piace, devo scappare, vado in bagno, ciao. No, andiamo di là, di corsa, perché c'è l'8 flash e c'è il 2:88, poi un minuto, guardate, anche dopo lo vado a ricicciare, perché insomma questa è una roba troppo forte, andiamo. Velocemente, 89-22-77, dopo ci lasciamo 2 secondi, ma attenzione perché poi ve lo riporto, vi porterò anche la Tris Dambi, ma io qua al 2:88, poi ve lo spiego con più enfasi, ma ve l'ho già detto negli altri appuntamenti, questa roba qui, vengono fuori 2 terni, facili da usare, metteteli anche insieme perché è proprio il risultato da quel 2:88 che è straordinario. La scelta è nemmeno di parlarvi del terno uguale. Sapete che il terno uguale è un evento straordinario. Addirittura
addirittura viene eclissato dal 2,88, che non è solo una somma 90. E allora tasto 3, 89, 22, 77, beccateli questi due eterni che devono essere utilizzati dalla quinta di questo mese. C'è la frequenza, c'è l'emittenza, c'è la partenza, porta pazienza, la sigla è pronta, sai, metti il cartello, dai, è nostra, yeah, è nostra, yeah, è nostra, ancora mai, siamo in onda belli, volo come gli uccelli, è nostra, è nostra, è nostra, ancora mai, e c'è il mixer audio, c'è il mixer video, tieni il conteggio, che se non è peggio, metti il cartello, dai, se non si passa guai, è nostra, è nostra, è nostra oramai. Siamo in onda piena, adesso andiamo in scena, è nostra, è nostra, è nostra oramai. Siamo in trasmissione con tutta questa passione, è nostra, è nostra, è nostra oramai. E c'è la frequenza, c'è l'evidenza, c'è la partenza, porta pazienza, si piazza, passare, metti il cartello. Video, tieni il conteggio che se non avvento a me di cartello, dai, se non si passa in guai, vieni, è nostra, è nostra, è nostra oramai. Allora amici, adesso Casalotto continua, noi abbiamo scoperto il film mancante. Sì, che è, no? Le origini. Le origini. Hannibal, Hannibal, le origini. Sì, infatti, perfetto. E quindi sono quattro. Che è l'ultimo. Ecco, che... Dove lui non c'è più, Anthony Hopkins non c'è, c'è un bambino, un ragazzino, un ragazzo, ma lui infatti non c'è più, ecco, io quindi li non devo partecipa. Vedere. Li devo vedere perché li sto mischiando tutti quando sto facendo. E manca Hannibal, quello lì con Giancarlo Giannini che mi viene in mente di Firenze, bisogna rivederlo, quindi beh, stasera rivediamo. Bisogna lavorare. Dai, ecco. Dai, dopo andiamo, adesso pubblicità tra poco. Tra poco. Allora siamo tornati, non so se tu vuoi già partire, andare in redazione, no. O vediamo la notizia. Guarda, notizia, poi ti tengo d'occhio perché sì. Guarda, quel tempo che ho lo voglio usare tutto, perché andiamo a parlare della Tris Dambi, che è appunto molto particolare, quindi andremo a vedere tre ambi che hanno una sola ruota, quindi molto facili da usare, e due minuti mi servono perché io ci devo ritornare. Anche durante la pausa siete stati all'interno di Lotto Flash, e quel 2,88, come ho già detto, non è solo un ambo uguale, non è solo perfettamente isotopo, non sono solo due somme 90, è una di quelle robe che dobbiamo mettere lì. Sono due terni facili, quindi insomma non è che ci troviamo una pagina di numeri che non si capisce più niente, e addirittura quei numeri, l'ho detto prima, l'ho già detto negli altri appuntamenti, lo ridico e lo ridirò dopo, metteteli insieme. Io non amo le lunghette, ma su questi sei numeri, quaterna e cinquina, dobbiamo provare 10 centesimi. Ecco, questa è l'unica roba che vi chiedo, se arriverete ad averlo, per il senso che ha quella traiettoria straordinaria e rara che ci è stata data dall'estrazione di giovedì, che purtroppo ha fatto schifo come risultati, poca roba abbiamo tirato a casa, ma c'è una di quelle condizioni che deve portarci a drizzare le antenne. Prego. Che bello, dai, dai. Allora, la prossima notizia è molto bella vederla, e vedere la foto, perché è da morire da ridere, riguarda Macaulay Culkin, il ragazzino, quello di Mamma ho perso l'aereo, che ha
fatto, compiuto 40 anni. Certo. Anche lui cresce, povero. Noi allora, avevamo già questa età quando c'era mamma perso la vita. Sì, bravo, infatti. Ci si è fermati lì. Infatti, bravissimo. E lui ha indossato una mascherina che adesso vedrete che è tutta un capolavoro, veramente. E, eccola qua, guarda, beh, non è carina. È pazzesca, è certo, è lui. Meravigliosa, guarda, bella. Guarda. No, è stato geniale, veramente. Bella, bella. E lui l'ha fatto così per mandare un messaggio, per dire, dai, ricordatevi di indossare le vostre mascherine e per ricordare anche il film che l'ha lanciato, no? Mamma, ho perso l'aereo, che le ha regalato una popolarità incredibile. Sì, le ha rovinato anche la vita. Sì, bravo, le ha dato tanto da una parte, credo che anche tolto da un'altra, vero? Lì, grazie forse ai genitori. Sì. Quindi poi c'è tutto un seguito, lui tra un po' di alcol e tutto il resto, insomma, ne ha fatte di ogni... Vabbè, insomma, la notorietà non sempre... bisogna saperla gestire, purtroppo. Sì, bravo, infatti. Ma lì non dipende da lui, era un marmocchio. Quindi chi gli è stato intorno... Non certo. Solo i genitori, ma chi ruota intorno a queste meraviglie. È vero, è vero. E qui, guarda, non so, aspetta che lo sto leggendo adesso, sembra che ci sarà quindi un seguito, parlando di sequel, perché dice il cult prossimamente avrà una nuova versione, quindi ecco, un'altra roba. Una nuova versione prodotta appunto dalla Disney e lui, il protagonista appunto originale, aveva scherzato online sul progetto scrivendo un post appunto sarcastico, ha scritto: ecco come sarebbe una versione aggiornata di Mamma ho perso l'aereo. E quindi lui seduto, mi sono persa la foto, dai, me la rimettete per favore. E lui seduto sul divano, dov'è? No, aspetta che arriva, avvisami quando arriva. Col portatile sulle ginocchia, i capelli tenuti fermi da una fascia bianca e varie vaschette di cibo da asporto sparse sui cuscini. Eccola. Ah, è questa! Ecco, è vero, infatti questo sarebbe la nuova versione. Mamma mia, del nuovo... sembra neanche inquietante. Vabbè. E lui voleva essere divertente e dire sì, la faccio io, come dire, facciamo la nuova versione, ma io sono leggermente cambiato, quindi sì. Mi troverete spaparanzato così nel divano. Quello che un po' facciamo tutti, no? Così, no, tu dici parla per te, vabbè. Col computer. Io non mi spaparazzo sul divano. Io sì. No, io mi spalmo, che è diverso. Che vuoi? Divento tutto parte no? Del... Assolutamente. Ah, quindi spalmare. Sì, io proprio mi spalmo sul divano, da lì non mi... Ok, no, perché io mi spiaggio, no, le balene. No, spiaggio, arenata. Arenata dei Baldi, dai che devo andare dai, di là. Ciao. Dopo ci torniamo, adesso, no, ci torniamo più. Io do, basta. Ecco, andiamo perché dobbiamo vedere la Trisdambi e poi, guardate, un minuto e mezzo, io vi devo ricordare almeno il portale che contiene quei due terni dopo il 288. Andiamo per ordine, venite con me, andiamo. E allora, velocemente l'8934-9494, io ve lo devo portare, non perché abbia degli obblighi, ma perché ha un contenuto che è straordinario. Come già ho evidenziato, Trisdambi, occhio, non è quella dell'estrazione, non che quella non fosse importante, ci mancherebbe, se avete quella fermatevi lì, ma se potete aggiungere Lambo di Bari col 28, ultima chiamata, 135, quindi o casca sto sabato sera o aspetteremo la 141, ve l'ho già detto mille volte, fate attenzione, è un ambo su una ruota. Quindi rischiamo un euro. Stessa storia, Firenze, l'abbiamo visto tre volte coinvolto nel 90, qui c'è un ambo particolare, solo a Firenze. 89 a Napoli, ce la ricordiamo? Bari, Firenze e Napoli, l'isotopia dei 388. Questo numero qua, sulla quinta del mese, state molto attenti perché sarà un iperfrequente. C'è solo un ambo a Napoli e il terno con il 9. E allora sparisco perché vi do due minuti di tempo e poi vi devo ricordare l'altro portale per chi non ce l'ha fatta, ma non voglio fare confusione perché ognuno ovviamente tra i vari portali ha la sua importanza. E qui c'è un ritardo con il 9, mentre abbiamo già vinto in tre estrazioni quattro volte il 90, poi sulla quarta non è arrivato appunto giovedì. Attenzione al 9, c'è solo un terno. Tasto 3, vi aspetto con l'io. Quel che provo è un sentimento, un bastimento di emozione. Mentre vado ad Agrigento, con l'estate in progressione. Mentre là mi aspetti tu,
coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento, io mi apro al tradimento, mentre la mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Eccoci, e allora chi c'è di là ci rimanga, chi non c'era ci può entrare. Riapro, ma guardate veramente è un minuto e mezzo, poi segnatevelo, qualsiasi ora sia in questo momento ci potete entrare anche tra due minuti quando vi avremo salutato, perché il 288 non è solo un ambo uguale, non è solo perfettamente isotopo, non è solo una doppia somma 90, è tanta tanta roba. Vengono fuori due terni e sono quelli che troverete nell'89-22-77, non c'è altro. Ve lo dico ancora, usateli per come ve li diciamo, ma uniteli, perché potrebbe essere qualcosa di straordinario. Tasto 3. Oh yeah. Ah ah. Oh yeah. Ah ah. Oh yeah. Ah ah. Send the bros go smashing in. The best team I ever seen. They come around every night and day. All these boys can really play. Boys, they bring peace and so much joy. Come on now, my brave boys, they bring peace and so much joy. E amici, buona continuazione a tutti voi, grazie per essere stati dei nostri, ci vediamo alla prossima puntata. Ah, certo. Attento che cadi dalla sedia, si muove. Sarebbe divertente, per qualcuno a casa secondo me sicuramente sì, no, scherzo. State lì, perché tanto poi ci rivediamo negli altri appuntamenti e poi presentatevi, mi raccomando, alla quinta, perché ne vedremo delle belle. Grazie ancora, ciao, buon proseguimento di giornata. Ciao.